Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è l'apparato muscolare. Il sistema muscolare è l'insieme dei tessuti e degli organi che permettono il movimento del corpo umano e il passaggio e lo scorrimento di sostanze organiche interne, come il sangue e il cibo. Tutto ciò avviene attraverso la contrazione muscolare, ovvero nel momento in cui le fibre muscolari, in seguito a uno stimolo nervoso, generano una forza che attraverso i tendini si trasmette alle ossa. Come è costituito il sistema muscolare? Il sistema muscolare è costituito da due tipi di muscoli, i muscoli volontari e i muscoli involontari. Muscoli volontari sono detti anche muscoli rossi o scheletrici e permettono il movimento del soggetto, in quanto hanno la caratteristica di essere controllati dalla nostra volontà. Sono tutti quei muscoli del corpo umano la cui contrazione è regolata da attività cerebrale volontaria. Sono formati da tessuto muscolare striato e hanno una percentuale di miosina più alta rispetto all'actina. Per questo motivo sono più forti e resistenti. I muscoli non sono mai del tutto rilassati, neanche quando sono a riposo. Sono interessati sempre da una costante e moderata tensione chiamata tono muscolare. Muscoli involontari. Sono detti anche muscoli bianchi. Sono tutti quei muscoli del corpo umano la cui attività non è regolata da attività cerebrale volontaria. Sono formati da tessuto muscolare liscio, infatti la quantità di miosina è molto più scarsa rispetto a quella presente nel tessuto striato. Il funzionamento dei muscoli involontari è regolato dal sistema nervoso autonomo. In poche parole, grazie allo stimolo della contrazione, che viene trasmesso da dei mediatori chimici, avviene una variazione della forma o nel diametro interno degli organi, per favorire il passaggio o l'espulsione del contenuto. Sono involontari tutti i muscoli presenti nelle pareti dell'apparato digerente, dei vasi sanguigni, dei bronchi, dell'utero e della vescica. Nonostante sia formato da tessuto muscolare striato, fa eccezione il muscolo cardiaco, detto anche miocardio, anch'esso involontario. Ricordati quindi, come abbiamo detto nei video precedenti, che il sistema muscolare è la parte attiva che costituisce l'apparato locomotore, insieme al sistema scheletrico, parte passiva. Qual è la funzione dei muscoli? Movimento. Muovono le parti dello scheletro grazie alla capacità di contrarsi. Sostegno. Mantengono il corpo in posizione e gli danno una forma. Mimica. I muscoli facciali permettono di esprimere sensazioni e sentimenti. Protezione. I muscoli, come quelli della parete addominale, proteggono gli organi interni. I muscoli, inoltre, producono calore. Infatti, quando abbiamo i brividi, si instaura un meccanismo involontario dovuto alla contrazione dei muscoli scheletrici, in modo da innalzare la temperatura corporea. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.